E se vi dicessi che la Juventus è campione d'Europa? No, non sono ubriaco, non ancora. Perlomeno quando accadrà sicuramente lo sarò. Però questa è la seconda parte di un video che abbiamo pubblicato qualche giorno qua sul canale e che è andato anche molto bene, quindi vi ringrazio. Ve la lascio comunque qui sopra nelle schede. Quindi prima di vedere questa seconda parte, guardatevi la prima perché ovviamente è il proseguimento, la parte 2. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto la Champions League nel giro di 4 stagioni utilizzando la Juventus e simulando tutto su FIFA 22. Io ringrazio Stefano perché mi ha dato una grande mano nell'editing e rimanete sintonizzati perché se lasciate tanti mi piace, tanti commenti a questo video, appena riusciremo proverò a portarvi anche un'altra challenge che abbiamo fatto sempre sulla Juve, sempre su FIFA, sempre sulla Champions, nella quale proviamo a vincere la Coppa dei Campioni cedendo De Ligt, dato che le informazioni in questo momento vanno in quella direzione. Cerchiamo di insistere su quel binario, vediamo se alla Juventus conviene poi cedere Matthijs De Ligt per poi vincere la Coppa dei Campioni. Se siete pronti, iniziamo, preparatevi perché sarà almeno una quarantina di minuti circa di video. Ok, abbiamo 400 milioni di euro. Vinicius. Salah. Scambio alla pari. Salah Vinicius. Controfferta. Perché non farlo? 15 milioni. Oh. Ma che turnover? Ma come turnover? No, non la voglio la clausola, che sennò poi me li offrite davvero. Ma sì, dai, ma in realtà sì, 252, ma certo che sì. Ok, abbiamo preso Vinicius, signori. Chiesa Vinicius ai lati di Dusan Vlahovic. Dai, prendiamo Foden. Gli diamo Bernardo. Scambio la pari? Ok, abbiamo preso Foden. Valverde. Contatta per questa figa, ci ha eliminato, sì. Valverde lo voglio. 110. Sì, 190. Ok, 150 per Valverde. Cruciale. 4 anni mi van bene. E ok, vuole meno soldi, ma bonus. Perfetto, abbiamo preso Valverde. Se provassimo a fare Koulibaly per Ruben Dias. Però Koulibaly, ragazzi, ci sta. Cioè, abbiamo già speso 150 milioni. Vabbè, che abbiamo tantissimi soldi. 160. Dai, 160 sono già tantissimi. Cruciale. 5 anni. Niente clausola, va bene. E va bene, preso anche questo. Ok, adesso bisogna vendere Koulibaly. Mi dispiace vendere Koulibaly perché è stato un bel giocatore in questi anni. O se no possiamo tenere Koulibaly come riserva. Demiral io quasi. 35 milioni se me li dai ti do Demiral. Ok, bravo Antonio Conte. Demiral venduto, ok. Abbiamo 100 milioni. E sti 100 milioni possiamo usarli per Tchouaméni tenendoci Koulibaly a sto punto, che è all'Everton per qualche bizzarro motivo. Ah, dobbiamo prendere anche un terzino destro di riserva in realtà, che si è ritirato Cuadrado. Possiamo prendere Molina finalmente. Allora, Tchouaméni, offerta per il cartellino, 80 milioni di euro. Dai, un po' meno, fammi uno sconto, dai. Dai, fammi uno sconto, fai 90. 90 e te lo prendo, dai. Fai il bravo. Bravo. Tratta da turnover, 5 anni. Ok, e va bene. Posto. Preso anche Tchouaméni. Ci manca un terzino. Sì, però non abbiamo soldi. Infatti bisognerebbe vendere Koulibaly, però delle due lo tengo a sto punto. Dai, prendiamo Molina. Però adesso costa troppo Molina. Non ce lo danno più. Costa troppo, dobbiamo dargli un giocatore. Abbiamo qualche giocatore da sbolognare. Abbiamo Rovella, ma me lo vorrei tenere. Se no, teniamo De Winter come riserva. Guarda cosa ti dico. Possiamo anche iniziare, guarda. Posto, va bene. Direi che la rosa è completata. Questi sono i titolari. Queste sono le riserve. Koulibaly, Danilo, Pellegrini e Winter. Rovella sta lì, Kulusevski, Raspadori. Mancherebbe un attaccante che lo fa su Le. Direi che possiamo stare così, sapete. Ok, io direi di iniziare la simulazione e andare già a gennaio. Lasciamo... abbiamo l'ultima di campionato con il Napoli. E simuliamo sta partita. 1-1. Cioè, le abbiamo pareggiate tutte, credo. Più che altro ne abbiamo pareggiate un sacco, ragazzi. Non so come siamo messi in campionato. Siamo primi. Con la Roma dietro di un punto. Però ne ho una da giocare.
Insomma, beccati sti 25 milioni e non rompere i coglioni, dai. 25 milioni te li tieni. Guarda, proprio perché mi girano i coglioni, facciamo 25, ok. Ma non ti posso comprare per 2 anni. Dai, su, niente clausola. E va bene, preso Molina. Direi di andare alla partita di... vabbè, cosa vi devo dire? Real Madrid. Aspetta un attimo. Abbiamo perso con l'Hellas. Vabbè, abbiamo vinto con la Fiorentina. Questa la simuliamo con le riserve. Eccola, la partita di Champions. Ragazzi miei. Porca vacca, gli ottavi con Real. Rodrigo, Peter, Benzema, Madison, Barella, Casemiro, Hernandez, Laporte, Salah difensore centrale. Mamma mia, Salah difensore centrale. Sono curiosissimo di capire che cosa succederà. Il nostro Salah, l'ex, che gioca da centrale difensivo. Mamma mia, Vlahovic, cioè, te lo devi mangiare. Salah che numero è? Il 20, sono curioso. Locatelli, dentro, subito l'1-0 di Phil Foden. Eh sì che gioca lì, guarda, 20, il 20 là dietro, eh. Stiamo dominando, cioè c'è poco da fare. Stiamo davvero dominando. No, ecco, stiamo dominando, poi loro la prima occasione fanno gol. È assolutamente Real Madrid. È Real Madrid. Karim Benzema, che è ancora vivo, cioè quanti anni giocherà ancora? Vinicius. Foden, doppietta di Phil Foden. Eccoci, dobbiamo difendere. Che cazzo di gol abbiamo preso? Ma non si può prendere sto gol. Ma dai, ma 2-2. Ma loro hanno fatto 2 tiri. Cioè, fatto 2 tiri. È il Real Madrid di quest'anno. Ma stiamo scherzando. Vai, Chiesa. Locatelli, Chiesa. Bel triangolo, Chiesa. Il 3-2, che palla di Locatelli. Mamma mia, benissimo. 3-2, che partita, ragazzi, eh? No. 3-3 di Benzema. Non possiamo lasciare libero Benzema. Signori, ma... cioè, sembra quasi che non li conosciamo, questi. Porca vacca, che ottavi di finale complicati. 3-3 l'andata, madonna. È già adesso, immagino, tra l'altro, il ritorno. Sassuolo, poi Real. No, ce n'è ancora. Perso dal Sassuolo. Vinto con l'Udinese. Pareggiato con la Fiorentina. Qua dobbiamo fare un po' di turnover. Siamo primi in campionato a pari merito con la Roma, tra l'altro. Real Madrid, ritorno al Bernabeu, se lunga. 5 ore di live per rischiare di essere eliminato ancora agli ottavi. Salah di nuovo centrale, certo. Beh, ha funzionato l'andata, non vedo perché cambiare. No. Ma dai, ma che gol abbiamo preso? Che Casemiro da lontanissimo! Locatelli. Valverde. Prova il gol dell'ex. Locatelli. Vlahovic. Chiesa. Locatelli. Courtois, tua sorella. Sì, Hakimi. Sì, Vlahovic. Sì, Hakimi. Il gol dell'ex. Sì. Vinicius. Non so se reggo i rigori, eh. Sì, ma quali rigori? Ci sono i supplementari, veniamo eliminati. Forse anche prima dei supplementari. Szczęsny in calcio d'angolo. Locatelli a cercare. Chiesa. La mette. Respinta ancora a Courtois. L'anno prossimo compriamo Courtois e Casemiro e Fabinho. Compriamo tutti, cazzo. La recuperiamo. Ultima azione, ultima ripartenza. Federico Chiesa, tutto nelle tue mani. Chiesa, la mette per Vlahovic. Courtois. Tempi supplementari. Sì, che bel tiki-taka. Ancora Chiesa, bravo, da Hakimi se la mette, Vlahovic. Palo di Vlahovic. Bernabeu, è difficilissimo fare questa impresa, ragazzi, ma io credo in voi, ce la possiamo fare.
è una cosa che possiamo fare. L'anno scorso abbiamo distrutto il Real Madrid al Bernabeu, distrutto, e adesso serve solo un gol. Vinicius torna indietro da Koulibaly, De Ligt, Vlahovic, Foden non riesce a tirare, Weindal recupera una gran palla, sì, Tchouaméni per il 2-1, il giocatore che Real Madrid ha appena comprato, Tchouaméni, che recupera questo pallone e ci dà un'altra possibilità in ripartenza. Ancora noi, Kulusevski. E adesso però il Madrid spaventa tutti. Il Madrid ci spaventa. De Ligt in marcatura, la mettiamo fuori, Vinicius ad aiutarci. Real Madrid eliminato in un pirotecnico 5-4 agli ottavi di finale di Champions League. La Lazio viene eliminata dall'Ipsia. Il City passa con Mönchengladbach. L'Olympique Lione passa con la Dinamo Kiev. E di qua Liverpool, Atletico, Borussia Manchester, PSG, Barcellona, Bayern, Chelsea. Di qua partite un po' più tranquille invece, eh? Bisogna capire da che parte del tabellone finiamo. Ovviamente finiremo da quello sfortunato. Non prendertela, Koulibaly, che sei stato importante. Siamo solo ai quarti adesso, Non sappiamo se l'hanno giusto, 1-0 con la Salernitana, perfetto. Chi abbiamo beccato? Ho paura di capire il tabellone come è fatto. Guarda, lo guardiamo da qua. Champions League. Ecco. Non ci sono chissà quali squadroni dentro, eh. Però c'è un problema. Pogba gioca nel Barcellona adesso. E farmi eliminare a Pogba, non so se sono pronto. Speriamo che Pogba giochi difensore centrale. Due spagnole fuori, sarebbe bello. Pogba, De Jong, Busquets, Konaté, Torres, Gaia, Azdawi, Griezmann, Ansu Fati, Fernan Torres. Porca vacca. Noi però abbiamo una squadra forte, eh. Cioè noi, a parte Weindal, siamo tutti sopra il 90. Io non ho idea di come migliorare tutto ciò. Si è bloccato. Abbiamo eliminato il Real. Sì, abbiamo eliminato il Real, ma dobbiamo rifare Empoli, Milan e basta, praticamente. Va bene, amen. Non succede niente. E infatti abbiamo preso il City. In cui c'è ovviamente Bernardo Silva, che era nostro. È mica colpa mia. Stavolta non è stata colpa mia. Non ho sbagliato nulla io. Basta, fammi arrivare a sta cazzo di partita. Simula veloce. 2-2. Facciamo che adesso salvo però. Ora sono curioso di vedere invece il City come... Il Barcellona era forte, ragazzi. Il Barcellona era forte. Dybala. Ecco. Sappiamo tutti come andrà a finire, vero? Ragazzi, bisogna fare un miracolo, eh. La prima la giochiamo là. All'Etihad. Vlahovic. Sì? Sì! Il gol di Vini! Vinicius Junior! Attenzione! Tec! Oh, cosa fanno Tec e Locatelli? Sono impazziti! Palo! Attenzione! Forse la dea bendata è dalla nostra! No, cos'è sto buco? Mamma mia, Dias! Che recupero! Chiesa! Vada Vlahovic! La parata di Ederson. Vlahovic ancora. Facciamo passare sto tempo. 1-0 all'Etihad all'andata. Quanto manca a sta partita? C'è la Roma, poi c'è il City, quindi dobbiamo simulare la Roma con le riserve. Siete pronti? Dybala, Grealish, Mahrez, Silva, De Bruyne, Rodri, Cancelo, Hermoso, Militao, Caboré, Ederson. Simula partita. Bel gol di Foden dell'ex, sarebbe mica male. Chiesa, Vlahovic,
cosa cazzo stavo per fare? Calcio d'angolo, gliel'han parata. Il tiro di Vinicius. Che fascia destra, ragazzi. Chiesa la mette. Il gol dell'ex di Phil Foden. No. No. Che buco, Szczęsny. Mahrez. Autogol. No, gol del gol dell'ex di Bernardo Silva. Il gol dell'ex di Bernardo Silva. Non ce lo meritavamo. Ancora De Ligt. Si riparte. Chiesa. Chiesa. Prova a saltare. Locatelli. Chiesa. Mamma mia, che azione. Incredibile. Vlahovic non riesce a tirare. Locatelli. Vlahovic. Locatelli. Tira, Locatelli. Tira. Sì. La doppietta di Phil Foden. No. No. Ah! Kevin De Bruyne. Siamo in semifinale. Siamo in semifinale. Insieme al Chelsea. Insieme all'Atletico. Non c'è il Liverpool. Chelsea, Juventus, Atletico e Lipsia. Ragazzi, se non la vinciamo quest'anno, Juventus, Chelsea, Atletico e Lipsia. Se non la vinciamo quest'anno, non so quando si potrà mai vincere la Champions. Non lo so, sono sincero. C'è l'Atletico. Quindi tra Chelsea e Lipsia in finale. João Félix, Timo Werner, Goretzka, Fabian, De Paul, Cucurella, Matip, Jimenez, Felipe, Dalot o Black. Allora ragazzi, non è una gran squadra la loro, Se dobbiamo proprio essere onesti, per essere in semifinale di Champions. Ma non lo era nemmeno il Liverpool dell'anno scorso che ci ha eliminato. Quindi un po' di ansia ce l'ho. Ce la possiamo fare. Possiamo arrivare in finale di Champions. Szczęsny. Cos'è stato? Ma stiamo scherzando? Ma l'autogol di Wijndal? Perché? Perché ha tirato quella palla fortissima in porta? Ancora! Ma cosa cazzo è? Ma cosa stiamo facendo? Cos'è sta roba? Vlahovic. Sì, ma fate gol, Locatelli, perché non hai tirato? Locatelli, ma tira in porta! Chiesa! Oblak! Che gioco di merda. Cioè, che gioco di merda. Cioè, ma non... Boh. Foden. Chiesa, Hakimi, Federico Chiesa da Genova. Sì. Cos'è successo? Come ha fatto a non essere gol questo? Com'è possibile? Come? Foden! 2-2. Fuori gioco, va bene, ci siamo. 2-2. Phil Foden. Mannaggia te, Wijndal, mannaggia. 2-2. C'era a fare un turnover merdosissimo contro il Cagliari. All'Allianz Stadium la Juventus prova a entrare in finale di Champions League. No. Porca di una puttana, Diogo Dalot. Hakimi. Chiesa e Hakimi che scambiano tra di loro. Eh beh, ovviamente. Miracolo loro. E si fa male Locatelli. Proprio un momento bellissimo. Ti prego, ti scongiuro, ti supplico. Non prendere gol, Goretzka. 30 minuti per fare 2 gol. C'è troppo poco tempo. Ma vaffanculo! Ancora Gerard Moreno. Ma dai, ma che cos'è? Ma l'Atletico Madrid che mi fa 3-0. 4-0, ma dai. Che disfatta. Eliminati ancora. Non so più che cosa fa. Cioè, abbiamo una squadra, ragazzi, che è vergognosamente forte. Non ho idea... E non è neanche detto che vinciamo lo scudetto, tra l'altro. E poi c'è Lipsia in finale, guarda, ma Lipsia Atletico Madrid, ma che finale è?
simulazione veloce, solo per questa partita. Ecco, stai a vedere che perdiamo anche lo scudetto, all'ultima giornata. Stai a vedere che perdiamo lo scudetto all'ultima giornata. Stai a vedere? Stai a vedere? Tanto c'è la finale di Coppa Italia, sempre col Napoli. Finale di Coppa Italia. La simuliamo. Che vediamo di alzare la Coppa Italia. Vlahovic! No, Federico Chiesa. Chiesa! 1-0. Siamo avanti. Sì, Vlahovic, fai questo gol. Oh, finalmente abbiamo visto fare gol Vlahovic. E abbiamo vinto la Coppa Italia, signori. 3-0 in finale contro il Napoli. Chiesa, Vlahovic, Vinicius. Tutti e tre gli attaccanti. Mi dispiace di Iovono per sta Champions. Cioè, incredibile sta Champions. Incredibile. Ah, basta. Ho fatto... Ho schiacciato, purtroppo ho schiacciato, vabbè. Amen, vi chiedo scusa. Ho schiacciato X. Non volevo schiacciare X. Campione, abbiamo vinto la Coppa Italia, bene. Perché mi sa che, infatti, la Roma ci ha superato. Ci ha superato anche la Roma. Bisogna vedere cosa succede. Noi dobbiamo vincere. E la Roma non deve vincere. Sì, 1-0. Gol di Hakimi. Vabbè, adesso il portiere del Bologna sta esagerando. Vlahovic, 2-0. Chissà cosa sta facendo la Roma. Magari ha vinto 28-0. Magari ha perso 75-3. Manca poco e lo scopriamo. Ah, sai cosa? Capitano, visto che Ruben Dias, non mi va bene sta cosa. Ora il capitano diventa... Ah, non posso cambiare il capitano? Sono da Ua Chiesa. Niente, non posso cambiare il capitano. Però posso sostituire Ruben Dias. E se lo sostituisco... Chi diventa il capitano? Koulibaly. No, allora no. Ma se sostituisco anche Koulibaly, chi diventa il capitano? Locatelli, dai, meglio. Abbiamo preso gol lo stesso. Vabbè. E Valverde? Vabbè, sti cazzi. Cioè, io ci ho provato, cioè... Perché Valverde adesso? Ok. Adesso Locatelli. Vediamo. Temo che la Roma abbia vinto. Oppure no. A me questa sembra una festa scudetto. A me questa sembra una festa scudetto. È il 5 maggio 2002, Bologna-Juve 2-1. La Roma non ha vinto. E Capitan Locatelli alza la Coppa d'Elite, non ci va neanche proprio. Oh! Ah, pensavo si fosse ribloccato ancora. Oh! Capitan Locatelli con d'Elite che li guarda dalla televisione. Oh! Il double! Scudetto e Coppa Italia. E la Juve è destinata per sempre a vincere queste cose, ragazzi. Per sempre. È destinata a vincere solo in Italia. L'ha sognato da bambino questo momento ed è finalmente arrivato sotto la curva con la coppa dello scudetto. Allora io vendo Kulusevski e vendo Raspadori e anche Weindahl a sto punto, però chi cazzo prendo al posto di Weindahl? C'è Cancelo che si può prendere, però c'ha 30 anni, ci sta, a me va bene. C'è Teo, come dicevo prima, però mi dicevate che non si riesce a prendere, secondo voi. Madonna, non lo prenderemo mai questo. Alfonso Davis. Questo men che meno lo prendiamo, secondo me. Contratto in scadenza fra 12 mesi, però, Attenzione. Cioè, Alfonso Davis è il più forte, sembra. Che tra l'altro è in scadenza. Contratto per acquistare. No, inizia la trattativa. Scambio giocatori. Terzini. Weindahl. Ma la facciamo alla pari? Cosa aggiungiamo? 20 milioni. Weindahl ai 20 milioni. Ci siamo quasi. Dai, Weindahl ai 35. 38 e 7, accetto io. Va bene, a posto. C'è un 140? Vi siamo sicuri che è più di quello che prende adesso? Va bene, 140 e 390 di bonus ingaggio. Fatto. E uno. Un altro giocatore che mi può fare l'attaccante o l'esterno. Sicuramente un centrocampista forte. Ma forte, Pedri? Cosa dite? O riprendiamo Pogba? Anthony dell'Ajax?
Proviamo a riprenderci Pogba, vediamo quanto abbiamo venduto a 180 tipo. Pogba per la terza volta. Sì, però gli offro poco. Offerta per il cartellino, gli offro tipo 80 milioni di euro, una roba del genere. 125, io ti dico ancora 90. 90 e 200 mila. Ci devo riflettere. Fernand Torres, no, ma guarda, mi andava bene Anthony in realtà. Anthony è un profilo che voglio, dai. Ci sto. Kulusevski, 56 milioni, la clausola del 10, ci sto. Ok, niente clausola recessoria, ok. E ok, preso Anthony. Salutiamo Kulusevski. Ci rimangono 133 milioni. Bisogna vendere Raspadori, assolutamente. E ci riprendiamo Caiorghe quasi quasi come altro attaccante. Io prenderei Pedri. Se no prendiamo De Bruyne che sta calando. Proviamo a dargli Raspadori. Raspadori non vuole rinnovare, ragazzi. Raspadori e 40 milioni per De Bruyne. Vuoi Valverde, cambia un attimo. E 72 milioni, ti do 72 milioni. Oh, 72 milioni per De Bruyne. Proviamo Pedri. Però costa anche di più. Raspadori e 70 milioni. Vedi. Anche De Bruyne comunque non lo pagheremo tanto, 72 milioni io quasi quasi lo prendo. Però sì, beh, 33 anni in effetti, c'hai ragione anche te. Del 2 prendo Pogba se mi accettano l'offerta. Un'accettabile offerta per Pogba. Ma se ti diamo Raspadori invece... 117. Niente, termina la trattativa. Pogba te lo tieni. Bellingham. Andiamo a vedere Bellingham. Al PSG. A parte che 85, vecchio 81, ha 21 anni. Scambio giocatori. Raspadori, ormai inserito in tutte le trattative. Raspadori e 50 milioni per Bellingham. Non è proprio la stessa cosa, cioè... Controfferta. Facciamo 100 e non ne parliamo più. 115. Facciamo 105. Dai, Bravo, 105. Io vorrei riprovare per Pedri più che altro. Aspettiamo un attimo, dai. Vediamo per Pedri. Koulibaly 72 milioni. Ci arriviamo a 90. 90. 90 per Koulibaly. 90 per Koulibaly. Andata. Ecco, questo sarebbe un bel colpo. Valencia vuole Raspadori, rimuovi giocatore, 34 milioni. Dai, tirali fuori. Ma basta, chi è quest'uomo? Non lo voglio. 34 milioni, fai 33, gli anni di Cristo, dai, gli anni di Cristo, su. Niente, rame, ce lo teniamo. Ma non ci danno i soldi per Raspadori. Non ci voglio andare dei soldi. Ma basta! Ma perché ci voglio andare dei giocatori? Proviamo anche De Jong. Salabek come difensore centrale. Questa è una chicca, questa è una chicca. 160 milioni di euro. A posto? Questi vogliono Tchouaméni e 100... Ma siete matti! Oh, Raspadori 170 milioni mi sembra un'offerta mica male, comunque. Ma siete scemi! Cioè, 170 milioni. Non mi ricordo neanche cosa ci hanno appena rifiutato. 180, arrivo a 180. 190. Arrivo a 190. Se non me lo molli a 190. Inaccettabile. 240 milioni, il 5%. Io ragazzi ce la devo fare. Io so che questo è il tassello. Questo è il tassello per vincere la Champions, ragazzi. Se non la vinci dopo questo acquisto qua, non la vinci più. 200 milioni di euro. Ti do 200 milioni di euro, ascoltami bene, perché sarà l'offerta più alta che ti andrò a fare e poi non lotterò più. Ah no, non c'è. No, 200 milioni di euro, secchi. Ma non ce li ho. Non ce li ho. 200 milioni di 200 milioni e 232 euro. Xavi, ma tu stai scherzando, vero?
Cioè, ma ci stiamo rendendo conto di che cifre stiamo trattando? 210 milioni di euro. Non ho idea di come farla questa cosa, cioè. Oh, il Cagliari vuole Rovella a 40 milioni. A 33 milioni. E poi compriamo Bellingham e un altro. L'Atletico Madrid vuole Raspadori. Tratta, dammi qualche soldino in più. 35 milioni. Dai, 35 voi me li potete dare. Ma Dio buono, per 5 milioni Simeone, davvero? Ma vaffanculo, toh, tientelo. Tienti Raspadori. Adesso servono dei centrocampisti e un difensore centrale. Dov'era Bellingham? Qua. Contata per acquistare. Allora 115 milioni e il 5%. Dai, su, muoviti sto Bellingham. E io prendo davvero De Bruyne a sto punto. 65 milioni di euro. Ok, vedi che ce l'abbiamo fatta. Turnover. Va bene, sei cruciale, ma non giochi. Almeno 3 anni, dai. Ok, ok. Perfetto, preso De Bruyne che sarà il quinto centrocampista. Il quinto centrocampista. Proviamo con Ate. Facciamo 55, toh. Ok, sporadico, ok. E questo stipendio basso, va bene, va bene, va bene, va bene. Accettata l'offerta per Bellingham. Ok, allora, turnover. Ok, a lui va bene, 5 anni mi va benissimo. Niente clausola, mi va benissimo. E questo è lo stipendio preso, ok. E siamo a 5, colpo di scena, signori e signori. Colpo di scena, signori e signori. E li abbiamo tutti adesso, Abbiamo finito. Ragazzi, se non la vinciamo stavolta, la Champions non la vinciamo più, Supercoppa col Napoli, pronti? Si inizia, Chiesa, 6-0, prima di uscire. Ma solo 6? Dai, che deluso. Ah, cazzo, non sono entrato in campo! Ce la siamo guardata solo per entrare in campo, poi non sono entrato in campo. Vabbè, mi ero lasciato prendere, ragazzi, da... dal momento. Ok, direi di iniziare a simulare. Arriviamo a gennaio, al 31 dicembre, e vediamo come va. Sono curioso di vedere se riusciremo mai a perdere una partita in campionato. Sì, è l'orario, sono iniziato a essere molto stanco, devo dire la verità. Dopo 7 ore e 22 di live, ecco, prima sconfitta, 3-0 col Milan in campionato. Dopo il 6-0 al Napoli, giustamente perdiamo 3-0 col Milan. Allora, siamo primi in Serie A, non so, City agli ottavi di finale, siamo arrivati primi nel girone nonostante tutto, ok, non lo so se perdere con Rosenborg è legale, sono sincero, non ho più pallida idea. Statistiche, vediamo un attimo. 12 gol Vlahovic, 8 Valverde, 8 Chiesa, 6 De Bruyne, 5 Foden, 3 Vinicius. Tchouaméni ne ha fatti 2 solo quella partita lì col Napoli. Comunque Camavinga non ha mai giocato, ha fatto 0 presenze Camavinga, ragazzi, 0 presenze. Immaginatevi una Juve in cui un centrocampista come Camavinga fa 0 presenze, provate a pensarci. Allora andiamo direttamente alla partita col City, che è qui, cerchiamo di capire che cosa accade. 5-1 contro la Lazio, giorno di riposo, Champions League. Ma sì, lasciala la clausola a 252 milioni. Tanto. Simula partita. Ragazzi, io non ho idea di come migliorarla sta squadra. Cioè, l'unica è prendere Mbappé. Beh, però è tipo usare i trucchi. Cioè, non mi piace. Dove va Szczęsny? Dove va Szczęsny? Ma perché non viene a prenderla nessuno? Perché sono tutti là? Cioè, De Ligt deve dribblare dalla difesa. Va bene giocarla dal basso, ma così mi sembra eccessivo. Ragazzi, ne abbiamo ancora tirato in porta, Szczęsny. Ci stanno distruggendo. Vai. Sì, palla per Vlahovic. Allarga. Sì, 1-0. Ancora Valverde. Vai, 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 vai. Sì, il 2-0. Phil Foden, ancora il gol dell'ex. De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne! Prova il gol dell'ex. Locatelli. Niente, ragazzi, beh, direi che li abbiamo distrutti, Li abbiamo distrutti. 2-0, potevamo essere molto più avanti. Real Sociedad contro il Leverkusen, ok. Potevamo essere molto più avanti.
purtroppo dobbiamo accontentarci e andiamo qua. Tchouaméni, Vlahovic. Vlahovic non fa mai gol in Champions, raga, io non so spiegarmelo. Quando guardiamo la Coppa Italia, la Serie A, la Supercoppa, sempre in Champions io non ho ricordi di gol di Vlahovic da quando aveva iniziato. Che bravi loro qua. Come Bennacer. Ma come Bennacer? Ma in che senso? Ma cosa significa? De Ligt. Sì? Sì? Sì, Locatelli. Oh mio Dio, non ci posso credere. Non ci posso credere. Vlahovic. Vlahovic, sì, il 2-1. Phil Foden, ragazzi, quanti cazzo di gol ha fatto contro il City. Locatelli. Sì, grande Locatelli che l'ha fatto davvero. Grande anche Locatelli in gol. Fai finire sta partita, muoviti. Addirittura gol di Vlahovic, cioè 3-2. Abbiamo preso il gol di Rodri, ovviamente, dobbiamo comunque prenderlo. Il gollettino, se non lo prendiamo non siamo contenti. Ok, c'è ancora il Real Madrid. C'è ancora il Real Madrid, ragazzi. Loro c'hanno ancora Benzema, c'hanno ancora Salah difensore centrale. Salah che però batte gli angoli a centrale difensivo. Dai che non c'è Salah, dai che non c'è Salah, dai che non c'è Salah. Ma perché? Ma io voglio capire com'è possibile che Salah giochi difensore centrale. Sì, eccolo, il gol dell'1-0 di Alfonso Davies. Chiesa, Vlahovic, ragazzi, è partito Vlahovic. Sì, il gol di Valverde, il gol dell'ex. Questa è una bella lezione in casa nostra, che diamo al Real, però. Sì? Sì? No? Va bene, dai, 3-0, 3-0. Dai, Udinese, 1-1 con l'Udinese. Ragazzi, momento della verità, si va a Madrid, simula partita. Zaniolo, non gioca Benzema, gioca Zaniolo in attacco da loro. Molto vicini al gol, molto vicini al gol, e lo facciamo ancora Valverde, ancora l'ex, ancora lui, ancora il nostro numero 8. Che acquisto che è stato Valverde, ragazzi. Fra 3 minuti e mezzanotte, vorrà stappare una birra per festeggiare insieme a voi Capodanno. Uff, parata. Fine primo tempo, al Bernabeu vince la Juventus 1-0, gol di Valverde. Saranno buono, speriamo. Cioè, ho buttato 8 ore della mia vita in questa puttanata. Spero che sia l'anno buono, me lo auguro. Rimessa laterale perché ha sbattuto sulla bandierina. Locatelli dentro, il gol di Phil Foden. Siamo riusciti a prendere gol da Nicolò Zaniolo che gioca Real Madrid. Sì, manca la sconfitta in finale, sì sì, la finale persa ci manca. In effetti sì. Finale persa, mi toccherà spaccare la PlayStation con un bastone. Dai, finiamo sta cazzo di partita che stiamo vincendo 5-1 con Real Madrid. E poi prepariamoci ad affrontare il nostro peggior incubo, cioè le semifinali di Champions, dalle quali non siamo mai usciti vincitori. Vabbè, dai, 5-1. È questo che mi state dicendo. È esattamente questo che mi state dicendo, sì. Bravi. Proprio questo. 3-0 dal Venezia abbiamo perso, ci sta. Giustamente prima del mercato, della Champions, ci sta a perdere 3-0 col Venezia. Giusto, giusto. Basta uscire con l'Atletico, ragazzi, vi prego. Oh no, i miei peggiori nemici in attacco. Però ragazzi, quando abbiamo le occasioni contro l'Atletico bisogna buttarle dentro, eh. Eccolo qua! E chi se non! Ragazzi, se Valverde ci trascina e ci fa vincere la Champions, io chiamo la dirigenza della Juventus e dico di comprarlo, perché a questo punto penso sia chiaro, no? Chi è il nostro giocatore migliore quest'anno in questa competizione? Federico Chiesa su assist di Dusan Vlahovic! Sì, 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 il 3-0 di Dusan Vlahovic. Vlahovic, Vlahovic, Vlahovic. Ma che cos'è Vlahovic? Ma tirerà in porta che sei davanti al portiere, cosa la passi? Sei impazzito. Szczęsny, vuoi che non ce lo debbano fare loro? Vuoi che loro uno non ce lo debbano fare? 3-1. Calma, molta calma, ragazzi. Se io lascio risolvere, dato che c'è sto bug di merda, al computer. Il computer mi mette un difensore centrale, vero? Konaté. Perfetto, c'è Konaté. L'anno scorso ci hanno eliminato in casa nostra questi, al ritorno. Però quest'anno non c'è Vindal, che può fare gol per loro. Quindi potrebbe essere tutto a posto. Potremmo forse arrivare in finale di Champions. Io...
Dio. Fabián Ruiz. Szczęsny. L'hanno sbagliato. Quindi si scende in campo. E quindi si scende in campo. Per andare in finale di UEFA Champions League. Perdiamo 1-0. Ma siamo in finale di UEFA Champions League. Non esultano neanche. Io ero venuto qua solo per vedere cosa facevano. Allora, abbiamo la finale di Coppa. Con calma. Arriviamo qua. Vinciamo con la Salernitana. Vinciamo col Napoli. C'è la finale di Coppa che non mi interessa vedere. Abbiamo già vinto delle coppe. Abbiamo già vinto dei campionati. Fiorentina, doppia Fiorentina. Abbiamo perso la finale di Coppa Italia, quindi non può essere triplete. Abbiamo vinto lo scudetto. Abbiamo perso la finale di Coppa Italia. Però, c'è il Barcellona che ci aspetta in finale di UEFA Champions League. Dell' Icardi, hai qualcosa da dirmi? Grazie Dell' Icardi, non avevo dubbi. Sai cosa? Conferenza stampa. Ho fiducia nei miei giocatori. Abbiamo lavorato sodo per essere qui. Ma che brutta domanda questa. Sarà stato Romeo quel bastardo. Può essere. Ma che anno è tra l'altro? Se è il 2025 è esattamente 10 anni dopo Berlino, ragazzi. De Jong che non siamo riusciti a comprare, io ve l'avevo detto che era da comprare, ve l'avevo detto, non ce l'hanno dato. Ter Stegen, Gaia, Torres, White, Calabria, Pogba, Gonzalez, De Jong, Ansu Fati, David e ancora Torres. È il momento, Pogba. Perdi sta cazzo di finale di Champions se non rompere i coglioni. Signori, è 00:22. Sono 8:15 che siamo in diretta. Siamo in finale di Champions contro il Barcellona. Abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo perso la finale di Coppa Italia, abbiamo vinto la Supercoppa, possiamo portare a casa anche la Coppa dei Campioni. Pogba col Barcellona 10 anni dopo che non gli hanno concesso quel rigore contro la sua ex squadra, la Juventus. La Juventus perderà l'ottava finale di Champions della sua storia o porterà a casa la terza Coppa dei Campioni? Lo scopriremo questa sera. Le squadre stanno scendendo in campo. Szczęsny, Hakimi, De Ligt, Ruben Dias, Alfonso Davies, Valverde, Locatelli, Tchouaméni, Chiesa, Vlahovic, Foden. Ormai questa formazione è diventata un ritornello per i tifosi che sono speranzosi di vedere la Juventus campione d'Europa. Tchouaméni, subito la Juventus col tiro di Tchouaméni che esce di poco. Subito Juve in avanti, quasi in vantaggio. Federico Chiesa tocca il suo primo pallone in finale di Champions. Locatelli, Vlahovic, Chiesa, Tchouaméni in calcio d'angolo. Ter Stegen monumentale. Hakimi, Chiesa, fuori gioco. Va a inseguire il pallone, attenzione, contropiede del Barcellona. Che tirano, Szczęsny in calcio d'angolo. Tutto dall'altra parte. Molto bene la difesa della Juve qui. Attenzione perché c'è ancora il Barcellona. Il doppio palo del Barcellona. La Juventus è salva. La Juventus è fortunata per il momento in questa finale di Champions League con questo doppio palo. Attenzione in area. Valverde non riesce a trovare l'impatto col pallone. Valverde trascinatore della Juventus in questa stagione. Ancora il Barcellona. Alfonso Davies, Szczęsny. Può ripartire la Juventus. Tchouaméni, Valverde, Vlahovic ancora dall'altra parte, Phil Foden è entrato in area, Vlahovic può tirare, si appoggia Foden, Locatelli, Foden, ancora una volta la Juventus, Vlahovic in area, la mette per Tchouaméni, Ter Stegen in calcio d'angolo nuovamente, miracoloso il portiere del Barça, ancora una volta Tchouaméni dal limite dell'area, Locatelli prova il tiro, rimpallato, finisce 0-0 il primo tempo di questa finale di Champions, Juventus pericolosissima, Foden, il tiro e il gol in finale di Champions di Federico Chiesa. 1-0 per la Juventus. Tchouaméni è stanco. È il momento di far entrare un giocatore che la Champions non l'ha mai vinta. De Bruyne, ma se la meriterebbe alla grandissima. È stanco pure Foden. È il momento di scatenare l'ira di Vinicius Junior. È stanco pure Davies. Ma deve tenere botta. Ci teniamo un ultimo cambio per dopo, qualora dovesse andare storto qualcosa. Con Valverde, che stranamente non ha ancora segnato in questa partita. Si butta dentro. Phil Foden,
Attenzione, Tchouaméni recupera un gran pallone al limite dell'area. Vlahovic se lo mangia a 10 minuti dal termine. 10 minuti alla fine. Ragazzi, 10 minuti al termine. E poi la Juventus potrebbe festeggiare la sua terza Coppa dei Campioni. Ma prima c'è da giocare col cronometro. Mancano ancora 5 minuti. Juve in possesso del pallone, dietro da Szczęsny. Si ragiona, De Ligt, il capitano, 3 minuti al termine, Chiesa, Hakimi, ancora lì indietro, la Juventus che prova, il tiro, calcio d'angolo. La Juventus ha un minuto di recupero, sta per battere con Federico Chiesa, l'autore del gol dell'1-0, un calcio d'angolo molto importante, perché qui si potrà giocare con il cronometro. Ancora Federico Chiesa, dà un'occhiata in giro, chiama a sé il compagno, Vinicius Junior appena entrato, che può tenere il pallone. Vinicius, ancora Vinicius, può andare da Chiesa, che deve andare dalla bandierina. La Juventus è praticamente campione d'Europa grazie a Federico Chiesa. È finita! La Juventus ha vinto la sua terza Coppa dei Campioni. Capitan De Ligt può esultare in lacrime, la delusione negli occhi di White, che piange. Hakimi esulta come un matto, non ci può credere. Ha appena vinto la sua prima Coppa dei Campioni con la maglia della Juventus, a un passo dal triplete, soltanto la Fiorentina ai rigori, 4-3 a finale di Coppa Italia, impedisce agli uomini di Luca Toselli di portare a casa tutti i trofei, 4 con la Supercoppa. Dopo 8 ore, 22 minuti e 39 secondi di gioco, la Juventus è finalmente campione d'Europa e ora possiamo gustarci la premiazione con i calciatori che ballano. Vlahovic finalmente può esultare per questo traguardo raggiunto. Eccolo qui il capitano Matthijs de Ligt, va a abbracciare Locatelli, Vlahovic, Szczęsny, che ci sono stati dall'inizio. De Ligt afferra la Champions e l'alza al cielo di Berlino. Dopo 10 anni la Juventus si prende la rivincita sul Barcellona. Pogba la perde due volte a Berlino, una volta contro il Barça, una volta contro la Juve, giocando sempre nella squadra sbagliata. Matthijs de Ligt è campione d'Europa con la Juventus, 1-0, gol di Federico Chiesa, dei ragazzi che hanno visto diverse Juventus, quella di Pirlo, quella di Allegri, quella di Toselli, i tanti anni di Toselli, e finalmente sono campioni d'Europa, ce l'hanno fatta. De Ligt porta in giro la Champions, Chiesa esulta insieme a lui, Szczęsny, Vlahovic, i giocatori che sono rimasti dal ciclo vecchio delle Juventus dei quarti posti. Ora sono sul tetto del mondo, sono i giocatori più forti d'Europa. Eccoli qua ancora che esultano insieme. Il cielo è azzurro sopra Berlino. Abbiamo vinto la UEFA Champions League. Ricordatevelo questo momento. Del 10 giugno a mezzanotte 31 del 2022. Gloria europea, intervista post partita all'allenatore, la facciamo. Cosa si prova a portarsi a casa la coppa? Minchia, è stata una montagna russa. Tanta determinazione e forza. È solo l'inizio. E ora ci servono tutti i trofei in una singola stagione. Abbiamo giocato meglio. Così, a caso. E ora andiamo a ubriacarci.